Il giudice Enrico Morosini, presidente del tribunale per i minorenni, e l'assistente sociale Anna Masetti lasciano il tribunale per un lungo weekend. Il lunedì prossimo è festa e non torneranno in ufficio prima di martedì. Un po' di riposo per tutti. Ma una bambina di origine cambogiana di nome Lin Le, dal carattere piuttosto difficile, ha messo a soqquadro la famiglia Bastianelli, alla quale il presidente Morosini l'ha affidata, e scontenta del poco affettuoso trattamento che riceve, ha dato fuoco alla casa. Sicché i Bastianelli, non riuscendo a trovare un modus vivendi con la bambina, decidono di restituirla con una lettera appesa al collo al magistrato che gliel'ha affidata. Sono giorni di vacanza e il giudice, dopo alcuni tentativi falliti di trovarle una sistemazione, è costretto a tenere la bambina con sé, cosa che presenta non poche difficoltà. Chiede allora aiuto ad una sua cara amica, la quale però non ha molta pazienza e finisce per complicare le cose. Al magistrato non resta che portare la bambina dall'assistente sociale, la Masetti, che trascorre il weekend in campagna con la sorella. La Masetti conosce bene Lillè e le è molto affezionata. Il soggiorno in campagna si rivela un successo. La bambina, circondata dall'affetto dell'assistente sociale e del magistrato, è in verità molto meno ribelle di come i Bastianelli l'avevano descritta. Aveva solo bisogno d'amore, di protezione e di sicurezza, cose che non aveva mai conosciuto. A loro volta il giudice e l'assistente, due singoli impenitenti, trovano modo di conoscersi meglio e di apprezzarsi sempre di più, scoprendo quanto possa essere vitale ed esaltante l'amore di una bambina. Finito il weekend, la piccola deve essere provvisoriamente affidata, come vuole la legge, ad un istituto religioso. Lin-Le però non ha nessuna intenzione di rimanerci e per protesta dà fuoco alle tende, costringendo una suora a lanciarsi dalla finestra. A questo punto il giudice e Anna decidono di tenerla con loro. Ma una telefonata del questore li getta in una grande costernazione. La madre della bambina, che l'aveva abbandonata appena nata, improvvisamente la rivuole con sé. Vieni qui, Darin. Je vous souhaite bonne... Grazie, sembra tutto buonissimo. Yeah. Mangio così. £2000 sterline, ma è un patrimonio. Molto bene, procederemo. Avanti, su, mangia. No, non mi va. Ma come, non le finisce? Per me basta così, grazie. Ne ha prese così poche. Ho capito. Potevo fare a meno di cucinare. No, sono buonissime. Mi dica, non c'è niente da fare. Cosa vuole, signora? Non possiamo farci niente. Se una madre chiede di riavere sua figlia, io sono tenuto a dargliela. Non siamo in regime di adozione. Ufficialmente, in questo momento, la bambina non è affidata a nessuno. Mancano i presupposti. Ma si sa come sono questi tipi di madre. Prima danno via i figli, poi li rivogliono. Insomma, c'è sotto qualcosa. Ma che vuole che ci sia sotto? Mi scusi, signora, io questo non lo so. Forse si sarà pentita. Un'altra. Tutti pentiti oggi. Ma io mi domando, dopotutto, se una madre rivuole sua figlia, dovrebbe essere una bellissima notizia. E noi dovremmo essere contenti. E lei è contento? Io sono un magistrato e devo applicare la legge. Se questa madre fosse una poco di buona, una che la maltratta, una cattiva madre, lei gliela dà lo stesso. No, certo che non gliela do, ma tutto questo non risulta, sono sue supposizioni. E poi non sarebbe un nostro problema, ma delle autorità francesi. Ma se lì lei questa madre non l'ha mai vista? Proprio per questo. Ma come facciamo noi a sapere come si comporterà in futuro questa signora? Malissimo, come ha già fatto. Ma che madre è? Una che è appena nata lascia la bambina dalle suore. Sempre meglio dei Bastianelli. Sono tutti uguali. Perché di che cosa prova un bambino a quell'età? Non gliene importa niente a nessuno. Perché credono che non capiscono, che non ragionino. Invece capiscono benissimo tutto. E noi li spostiamo da una casa all'altra come dei pupazzi.
Mi scusi, lei ha detto alla bambina che arriverà la mamma? Non ancora. Ah, e quando pensa di dirglielo? Non so, perché ci devo riflettere un momentino, no? Comunque il più tardi possibile. Il cane sta male, il cane sta male. Voglio vedere Ugo. Ah, no. Sta male, voglio che vederlo. C'è? Piano, piano, voglio piano, vederlo. Piano. Stai buona, su, stai buona. Ugo sta male, dimmi, lo so che sta male. Che c'è? Io voglio vedere Ugo. Ah, è semplice, vuole vedere il suo cane Ugo. Il mio cane? Sì. Ugo? Sì. Ah, questa è bella. Ma che c'entra adesso la storia di... Ugo sta male, no. Sta male. Ma no, Ugo sta benissimo. Voglio vederlo, voglio vederlo. Ma se ti dico che sta bene? L'hanno rapito, buona. Sta male. Ma è quello in televisione che sta male. Ma Margherita, non è tanto semplice. Se è così agitata bisogna pure calmarla in qualche modo, no? Andiamo. Non è mica stupida. Andiamoci subito. Ma dove? Andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa. Mi pare chiaro, vuole andare a casa a vedere come sta il cane. Ma questo è un dannatissimo capriccio. No, ma non credo, forse gli manca. Ugo. Lei vuole solo essere sicura che sta bene, tutto qui. Non è che per caso le fate vedere troppa televisione? Ma per carità, è che a Lillì sono mancate tante cose. È stata troppo spaventata fin da piccola. E così ha delle paure improvvise. Ah, e allora cosa bisogna fare? Adesso andiamo a casa sua. Lei vede il cane, vede la casa, si tranquillizza e tutto torna a posto. Non è così? Sì. Lo sa che se io da bambino avessi piantato una grana del genere mi avrebbero riempito di botte? Lo so, e le conseguenze si vedono. No, io ho detto se avessi... Come si vedono? Ma dove? No, ma lasciamo stare. Andiamo su a casa sua, andiamo. Andiamo, andiamo, su. Certo però che è strano. Che cosa? No, quando mi sente arrivare è bene sempre. Vieni. Ugo? 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 Ughetto? Ugo, vieni fuori. Ugo? Ugo, sei Ughetto? Lì? Vieni. Ugo? Cerchiamo qui. Ugo, vieni fuori. Ugo, ma dove ti sei cacciato? Guardiamo sotto il divano, là. Così. Ugo? Forse qui. Ugo? Ugo è morto. Ma no, sei soltanto nascosto per farci una sorpresa. L'hanno ucciso. Ma chi vuoi che l'abbia ucciso? Vado a cercare, stai tranquilla. Hai ragione, vedrai che adesso Ugo. Lo trovo. Ugo? Ugo? No, ucciso non c'è. Ok, ti prego. Vieni fuori, non fare lo sciocco che mi fai spaventare. Ti prego, su. Hai visto che Ugo stava benissimo? Lui voleva soltanto farci una sera. Una bella sorpresa. Ma come siete entrate? Con il signor presidente. Noi veramente siamo venuti per cercare il cane. E invece abbiamo trovato lei. Sì, l'avevo portato fuori io. Ah, sì. Lei Anna o sbaglio? No, non si sbaglia. Sono proprio Anna Masetti. Livia, piacere. Enrico le ha parlato di me? No. Ma chissà come mai non mi ha parlato di lei. Perché avrebbe dovuto. Io invece so tutto di lei. Delle sue grandi doti pedagogiche. E non ha detto altro di me? No, perché ha anche altre doti. No, per carità, volevo dire del nostro lavoro, quello che facciamo insieme. Lui con me non parla di lavoro. Peccato, perché è un lavoro affascinante. Forse per lui un po' meno, vive i casi solo sui fascicoli. Ma per me, che vivo in mezzo ai bambini, è talmente coinvolgente che molto spesso dimentico tutto. Livia! Ma che sorpresa! L'ho già detto io. Averlo saputo cambiavo parola. Anna. Sì? No, signor Masetti, le presento mia cugina. Ah, sua cugina! Sì. Ah, lo dicevo io. Vi somigliate moltissimo, come due gocce d'acqua. Ci somigliamo? E la signorina è l'assistente sociale che si occupa della bambina. Lo so, lo so. Sa che poi il cane ce l'aveva lei? Sì, infatti. Bene, pensa che la bambina
è voluta tornare qui a tutti i costi perché era convinta che l'avessero ucciso. E adesso che cosa fa? Lo uccide con le sue mani? No, Lillè, ti prego, non così, gli fai male. Ma l'hai preso per un aragosto. Via! No, ricominciamo! No, smetti! La psicologia è infantile! Ferma! Se bambini e cani bisogna lasciarli fare! Allora, ci pensa lei o ci penso io? Mi creda! No, ci penso io, ci penso io. Ci provo, senti Lillè. Visto? Non è difficile. Adesso le togliamo il disturbo. Lei si trattiene ancora? No. Sì, mi trattengo. Sì, si trattiene ancora. E voi? No. No. Perché per me e per la bambina è ora di andare a dormire. Giusto, ha ragione. Però lei non ha la macchina, l'accompagno io. Ah, come sarebbe le accompagno? Io arrivo e tu te ne vai. Eh? No. Non vi accompagno. Però vi posso chiamare un taxi. No, non si disturbi. Il posteggio qui sotto lo troviamo senz'altro. Arrivederla, signora. Molto lieta. Arrivederla. Lillè saluta la signora. Pardon, è una bambina. Il almeno le accompagno alla porta. Signorina Vasetti, sì. Che cosa ha detto alla bambina per farla ridere così? Le ho detto che se stava buona le regalavo una bella scatola di fiammiferi così brava, poteva. Bella trovata. Saluta il presidente. A trovarmi domani? Certo che vengo domani a trovarti. Ecco così, bella. Aspetta. Stai meglio così? Giusto, molto meglio, ciao. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. E saluti sua cugina, eh? Come no. Quella borsa grande che c'è di là sul letto, che significa? Significa che sono venuta qui per un po' di giorni. Ho fatto ammalare mia zia di Macerata. Non avevi bisogno di me, caro cugino? Lascia perdere adesso questo. A me sta benissimo, solo che potevi anche avvertirmi. Ah, sì, certo. Io ho provato a telefonarti, ma non ti trovo mai. Non ti vedo, non ti sento più. Che altro volevi che facessi? Mi sono detta, andiamo a vedere cosa succede. E adesso ho visto. Chissà cosa avrai visto poi. Quello che già sapevo. È innamorata pazza di te. No, Livia, guarda, scusa, questa è pura fantasia. Ma non hai visto come mi ha preso in giro? E tu che le vai pure a dire che sono tua cugina? È una situazione ridicola. Bene, può darsi che abbia sbagliato e sarà anche ridicolo. Ma cosa dovevo dire? La domestica? L'unica che ha le chiavi della casa? Oppure ti dovevo presentare... Scusi, le presento la mia amante. Sarebbe stato forse più carino così? La mia fidanzata. Questo dovevi dire. Fidanzata? Con un marito e due figlie. La verità è che non volevi che sapesse che c'è un legame tra me e te. Ma io non voglio che lo sappia nessuno. Sono 4 anni che non facciamo sapere niente. Di colpo adesso lo devono sapere tutti. A parte che l'ha capito benissimo. Oh, non penserà certo che io do le chiavi della mia casa a tutta la parentela. E poi guarda, secondo me l'ha capito anche la bambina. A quella poi? Mi chiedo che cosa aspettate a darle 4 sculaccioni. No, guarda, io non credo sia proprio il sistema migliore per risolvere la situazione. Perché non la volete risolvere? È molto più comodo così. Avete trovato una bella scusa. Scusa? Scusa di che? Per starvene qui insieme, voi due, soli e indisturbati, come stasera se non fossi arrivata io. Guarda che se tu non fossi arrivata, se ne sarebbero andate comunque. Credimi, ti sbagli. Ah sì, mi sbaglio? D'accordo, mi sbaglio. Allora a questo punto so io cosa devo fare. Tu hai sempre rimandato, ma adesso basta. Questa è la sera della verità. Che significa? Che chiamo mio marito e gli dico che a casa non torno più. Livia, per cortesia, calmati un attimo. Ascoltami. Anche a me non sta bene come viviamo il nostro rapporto. Ne abbiamo parlato spesso. E so che sei tu che ne sopporti il peso maggiore. Se ho sempre rimandato, come dici tu, non è per debolezza o per egoismo, ma perché c'è di mezzo una famiglia, un padre e due figlie. E per il bene che ti voglio, è vero, e per il rigore con il quale mi sono sempre comportato, sia come uomo, sia come magistrato, è diventato, ti assicuro, molto, molto più difficile decidere. Livia, è per questo che ti dico,
anche se mi sento molto colpevole personalmente. Ragioniamo. Enrico, sono anni ormai che ragioniamo. Vuoi arrivare alla vecchiaia ragionando? Adesso lo chiedo. No! Dovrai usare la forza per impedirmelo. Vabbè, se è necessario, la userò. Stai ferma! Non chiami nessuno, tu. Hola! Enrico, o adesso o mai più. Insomma, è finita. Bene. So che mi resta da fare. Ma che diavolo stai facendo? Non crederei di risolvere la situazione così. Ma non ci penso affatto. Però non posso tornare a casa fino a domani. Calcolando i tempi da mia zia non dovrei esserci nemmeno arrivata ancora. No, cioè... Buonanotte. Buonanotte. E io? E tu ti arrangi. Adesso che c'è? Buonanotte. Io ti... Allora, vedi là in fondo? Ecco, guarda che pesa! Chiaro. Brava, non ti metti male, attento! Bravissima! Che straordinario! Brava, sei stata bravissima adesso. Adesso tocca a me. Togli. No, stammi a guardare però, guarda. Sì. Pronti? Vado? Eh? Guarda. Via, via! E oppla! Un amico lei. Ma... Ecco. Luccia, è stanco? No, è la biglia che è fatta male. Forza, adesso scica a te. Vai, attenta, così, vai. Oh, che peccato, questa somiglia alla mia. Prendo una fra le bella rossa. Sei pronta? Guarda questa cosa,
Come prima. Ah! No, no, che no. Che è successo? Che la prendo io, aspetta. Ecco. Mettiamo le mezze. Così. Oh, ma è troppo pesante. No, è scivolato. Ecco. Guarda un po' quando si tratta degli altri, come guarda qua. Ah! 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 Tutti quanti. Lille, guarda cosa sta arrivando per te. Che grande. Ce la farà a mangiarlo tutto? Certo. Anche le bandierine. Lei ne voleva? Sì, grazie. Allora un altro? E lei? Altri due. Com'è bello vederla così felice. Eh sì. Senta, però noi dovremmo dirle della madre, no? Sì, sì, va bene, ma un momento, no? Lasciamole godere quest'ultima giornata serenamente. Va bene. E poi sta così bene con noi. E noi con lei. Sì, però non vorrei che poi dopo l'impatto... Comunque io devo andare in ufficio. Vada pure se vuole. Io non è che sono pazza del bowling, però insomma qualche volta è anche meglio del tribunale, no? Questo sì. E poi com'è finita ieri sera? Ieri sera? Sì, sì, ieri sera con sua cugina. È partita. Oh, ma va? Subito? Sì, quasi. Ha ragione, io avrei dovuto subito dire la verità, ma insomma io non ce l'ho fatta, non mi è venuta. Io sono contrario a mentire. E non so, insomma io le chiedo scusa. Ma no, per carità, ma lei è liberissimo di avere tutte le cugine che vuole. No, una. Ma guardi, anzi, mi scusi se gliel'ho chiesto. E poi io... ho molto apprezzato la sua bugia, sa? Ma sono bellissimi! Anche per noi così grandi! Posso aiutarla? Io lo mangio tutto! Visto questa cosa? È di zucchero! Deve essere buonissimo! Guarda quanto tempo non mangio un gelato così! Ma anche tu! Monsieur le Président, per favore. Le di fronte. Merci. Posso entrare? Prego. Bonjour, madame. Sono Liu Qinlai. Ho un appuntamento con il Presidente Morosini. Un momento. Signor Presidente, c'è la signora Qinlai. La faccio passare. Si può accomodare. Da quella parte? Sì, prego. Merci. Posso? Certo, si accomodi, signora. Buongiorno, monsieur. Buongiorno, venga pure. Prego. Lei parla un po' italiano? Un poco. Dunque, lei sarebbe la signora... Liu Qinlai, la madre di Lin Li. Mm-hmm. Tenez, voici mon passeport. Grazie. Vedo che lei è cittadina francese. Oui. Da quanto tempo vive in Francia? Quasi 8 anni. Sono andata via dal mio paese appena nata Lin Li. E il padre? Ci sarà stato un padre? Che fine ha fatto? Je ne sais pas. È sparito. Forse è morto. Lui, la bambina, non l'ha mai vista. Va bene, ho capito. Dunque, lei ha appena avuto la bambina e è andata in Francia. Perché non l'ha tenuta con sé? Quando sono arrivata in Francia, signor Presidente, ero veramente disperata. Sola, senza lavoro, senza casa. La bambina non poteva mangiare. E cosa ha fatto? Sto parlando di sua figlia. Je l'ai confiée alle soirée della genuflexion.
Ah, l'ha affidata alle genuflesse di Parigi. No, di Toulouse. Ah, già, Toulouse, sì. Però qui risulta che dopo lei ha dato il suo consenso per far sì che la bambina potesse essere affidata ad una famiglia italiana, in attesa di una regolare adozione. No. Io dissi solamente che ero d'accordo che la bambina venisse alla casa madre, ici, a Roma. Però qui non credo sia solo questo, perché vede, qui c'è una sua dichiarazione di assenso. Mais oui. Monsieur, io ero povera, molto povera. Ho fatto di tutto per vivere. Lavapiatti, cameriera. E poi non avevo notizie di Linley, non ho più saputo niente. Ma come mai adesso ha deciso di riprendersela? Mi sono sposata, signor Presidente. Ah, con chi? Con un francese. Voilà le informazioni su mio marito, Jean-Pierre Sambonnet. Grazie. Jean-Pierre Sambonnet. Lui sta molto bene. Ha una casa, un ristorante. Suo marito è d'accordo che lei riprenda la bambina? Oh oui, très content. Non vede l'ora di conoscerla. E anch'io. Dov'è mia figlia? Stia tranquilla, è in buone mani. Voglio vederla subito. Sì, un attimo solo. Dov'è mia bambina? Sta bene? Certamente, sì, ci mancherebbe. Le chiedo scusa. Torno subito, un attimo solo, grazie. Senta, mi chiami la Masetti a casa e me la passi nel suo ufficio. Va bene, signor Presidente. Ma sì, signor Presidente, gliela assicuro. Io gliel'ho detto con tutte le precauzioni possibili. Solo che quando lei le ha sentito che doveva tornare da sua madre, si è messa a strillare e mi ha dato fuoco a casa. E la bambina dov'è adesso? È scappata, sì. Ma lei si rende conto, vero, che questo è un grosso guaio? Io le sono corsa dietro, ma non sono riuscita a prenderla. Mia sorella adesso la sta cercando dappertutto, ma non sappiamo dove è andata a finire. Ho detto, sono arrivati i pompieri? Sono arrivati! Eccomi. Mi scusi se l'ho fatta aspettare. Senta, signora, le persone alle quali sua figlia è stata affidata sono irreperibili. No, no, ma le sto facendo cercare. È che probabilmente non sono a Roma. Ma io voglio vederla, vederla subito. Sono venuta express, non posso più aspettare. Lei ha aspettato 8 anni, può aspettare anche un giorno in più, vero? Ma se giustamente perché non l'ho più visto da tanto tempo che non posso più aspettare, non posso. Ho sempre sognato di poterla stringere fra le mie braccia. Voi comprendete, n'est-ce pas, monsieur? Fino ad un certo punto. E poi, mi ascolti, la bambina va anche preparata. Non è una cosa da nulla ritrovarsi una madre all'improvviso. Potrebbe avere uno shock. Potrebbe addirittura respingerla. A moi, la sua mamma? Il sangue del suo sangue? Sì, sì, va bene, adesso non è il caso di fare delle scene. La prego, si calmi. Anzi, facciamo una cosa. Le rendo i passaporti, tengo i documenti e lei lasci detto alla mia segretaria il suo recapito qui a Roma. Appena ho notizie, la farò chiamare. Faccia presto, monsieur, faccia presto. Sì, senz'altro, farò il possibile. Prego, ora si accomodi.
Senta, Anna, per cortesia, si faccia venire un'altra idea. Ma non è possibile che noi non possiamo sapere o indovinare dove sia finita questa bambina. Che ne so, che ne so, che ne so. Eccola! Lillè! Lillè! Io non so che cos'altro deve fare questa povera bambina per dimostrarci che con la madre non ci vuole andare. Non l'ha mai vista, non sapeva nemmeno che esistesse, forse non sa nemmeno il significato della parola mamma. Vede, il problema della bambina non è la madre, è che si tratta di una persona che Lin-Le non conosce. Ma perché? Com'è questa mamma? Che mamma è? Dolce? È tenere? È proprio... Lei, per esempio, che impressione ne ha avuto di questa mamma? È una madre, come tante, come tutte. Io mi preoccupo del dramma della bambina, che non è piccola, se se n'è andata così. Anch'io da bambino sono scappato di casa. Perché? Ma perché ero convinto che non mi volessero bene. Ed era vero che non le volevano bene? Probabilmente sì. Questo spiega molte cose. Perché? Mi spieghi come mai lei, alto magistrato, presidente del tribunale, tralascia tutte le sue cose importanti per correre dietro ad una ragazzina, quando ha a disposizione tutte le forze di polizia. Eh? Perché sono responsabile, mi sento dalla parte del torto. No, no, la ragione non è questa. Lei ha agito perfettamente e nessuno può rimproverarla. Lei poteva disfarsi della bambina in qualunque momento. E invece non l'ha fatto. Non appena quella bambina le ha dimostrato un po' di affetto, lei ci si è subito aggrappato, ci si è riscaldato. E ora le manca. A me è successa la stessa cosa, posso capirlo. Anche io mi sono molto affezionata a lei. Moltissimo. Ecco, brava, va, è finita, andiamo su. Vai. Non c'è verso di farla scendere, mi ha dato anche un morso. E lascia che si diverta, poverina. Poverina? Piuttosto, non credi che sia il caso di avvertire la polizia? E perché? Nessuno ci ha detto che la cercano. Non lo so, lei dice che è stata abbandonata. Sicuro che è così? La gente non abbandona mica solitari, anche i bambini. Ma prendersi su una bambina non è come prendere un cane. Ma è meglio, i bambini fanno più compagnia. Mi piacerebbe tanto tenerla con noi. Ma che me lo fa passare qualche guaio? Ma che guaio, che guaio? Non facciamo niente di male. Poi domani ce ne andiamo di qui e ce la portiamo con noi. Sì, lo so, ma mica la cercheranno solo a Roma. Ma chi vuoi che la cerchi? Chi vuoi che la cerchi? Non vedi che è un'immigrata, mica italiana. Senti, è sveglia, è intelligente. Può darci una mano sul lavoro, può essere un'attrazione per gli altri bambini. Non capisco tutte queste difficoltà, monsieur. Io sono la madre e ho il diritto di vedere la mia bambina. Lei ha perfettamente ragione, ma in questo momento noi non sappiamo dove sia esattamente. La polizia la sta cercando, mi crede? Mais comment cela?
Non sapete dove si trova? Cosa le avete fatto? Ma non le abbiamo fatto nulla, signora, si calmi, per cortesia. Non sappiamo dov'è perché... perché è scappata di casa. Come è scappata? Come? Come? Con chi stava? Con me. E lei chi è? Sono l'assistente sociale che si è sempre occupata di Lille. E l'ha lasciata scappare? No, non l'ho fatta scappare io. Vuole sapere perché è scappata la sua bambina, cara signora? Perché noi gli abbiamo detto che lei la rivoleva e gliel'avremmo consegnata. È scappata per la paura. Ma io sono sua madre. Sì, ma l'ha abbandonata, l'ha respinta. E queste cose i bambini le capiscono benissimo e se le ricordano per sempre. Masetti, stia calma, non facciamo polemiche. Sì, sì, mi scusi, signor giudice. Monsieur, io non l'ho abbandonata. Non avevo i soldi per mantenere lei. Era ammalata e io non potevo curarla. Cosa voleva che facessi? Che la lasciassi morire? Mi creda, signore. Io l'amavo, mia piccola. Ma io le credo, signora. Le credo. E poi lei me l'ha già detto. E capisco anche la sua situazione. A volte le circostanze della vita ci costringono a fare cose che non vorremmo fare. Deve stare tranquilla perché la polizia la sta cercando e sono sicuro che la ritroveranno. E appena l'avranno ritrovata, lei potrà riavere sua figlia. È nostro dovere farlo. Adesso stia calma e la farò avvertire al più presto, non appena avrò notizie. Si accomodi. Io sono solo una povera donna. Ma mio marito sa cosa deve fare. E se non riavrò la mia bambina, lui farà uno scandalo, si rivolgerà all'ambasciata, chiamerà i giornalisti. Io sono la madre e farò valere i miei diritti. Come vuole, signora. Faccia pure. Ma vedrà che non ce ne sarà bisogno. Si accomodi. L'accompagno. Buongiorno. Io glielo dico subito, signor giudice. Io farò una relazione molto negativa. A me quella donna non mi piace per niente. Anna, lei è troppo coinvolta personalmente per dare un giudizio sereno. No, io sono serena. Sono talmente serena che non mi lascio incantare da una donna che ha abbandonato sua figlia appena nata e viene qui dopo 8 anni a dirci che le vuole tanto bene. E per tutto questo tempo non si è mai preoccupata di come stava, dove stava, se stava bene, stava male, aveva la febbre. Ma cosa sappiamo noi di quello che ha passato in questi 8 anni? E sai che cosa non mi convince? Quell'aria dimessa da povera donna. E poi improvvisamente ha visto come minaccia. Io sono sua madre. Certo che è imbeccata bene. Io lo vorrei proprio conoscere, questo marito. Vorrà dire che faremo tutte le indagini necessarie. Ma mi dica la verità. A lei non ha rivolto allo stomaco una storia come questa. Questo non c'entra. Io sono un magistrato e devo solo controllare se ricorrono i termini di legge. E ho il dovere di non lasciarmi coinvolgere in prima persona. Ma questo è solo un concetto astratto di perfezionismo giuridico. Sarà un concetto astratto, ma è il solo al quale io mi posso attenere. Sapesse quante madri ho conosciuto da quando sono qui che non mi stavano bene per niente, eppure non sono andato di certo a casa loro a togliergli i figli. Perché vede, il principio è questo. Un bambino ha il diritto di crescere nella propria famiglia. Già, però molte volte noi l'abbiamo fatto. Noi abbiamo tolto i figli alle madri e l'abbiamo fatto proprio qui, in questo tribunale. Ce n'erano i motivi e gravi. Ci trovavamo di fronte a dei genitori colpevoli, inidonei ad educare i propri figli. E chi ci dice che questa madre sia idonea? Non mi sembra proprio! Anna, sì, è vero, noi ci siamo affezionati a questa bambina. E, insomma, l'abbiamo capita e abbiamo cercato di darle tutto quello di cui aveva bisogno. E lei, Linle, ha dato a noi quello di cui noi avevamo bisogno. E sa cosa vuol dire questo? Che noi due... non siamo più imparziali. No, io sono così imparziale che mi attengo scrupolosamente allo spirito della legge. Perché non bisogna dare un bambino a una famiglia, ma una famiglia a un bambino. E questo noi non lo stiamo facendo. Va bene. Allora vorrà dire che la cosa migliore da fare è di passare questo caso
ad altri nostri colleghi che saranno senz'altro più obiettivi di noi. No, troppo comodo. Sai come si chiama questo? Lavarsene le mani. E io non ci sto. Masetti, non mi costringa a ricordarle che qui le decisioni le prendo io. E lei è tenuta a rispettarle. Lo so benissimo! Ma se lei mi toglie questo caso, io me ne vado! Ha capito? Io mi dimetto e lascio i suoi sani principi alla sua integerrima coscienza! Solo intelligente e anche robusta. Vedrai, ci farà comodo. Purché si guadagni il pane. E poi te l'ho già detto tante volte, non mi fa piacere che tu mi venga a trovare qui. Casomai sono io che mi comprometto, non tu. Qui è un porto di mare. Che altro posso fare per vederti? Sei irreperibile. Certo, perché il caso di questa bambina sta diventando ogni giorno più delicato. Ma quale bambina, per piacere? Ma credi che non l'abbia capito? Che cosa hai capito? Che con la scusa della bambina, l'assistente sociale, quella Anna, ti ha accalappiato e non ti molla più. E tu ti sei lasciata abbindolare come uno sciocco. Livia, io ho solo un grande problema da risolvere e non sono ancora riuscito a farlo. Hai avuto sempre problemi da risolvere, ma prima me ne parlavi. Ero io a sostenerti, a darti coraggio. Adesso invece mi hai messo da parte. Certe cose si sentono. Sei diverso, sei pieno di energie, sei persino ringiovanito. Ringiovanito. Ma se sono tre notti che non dormo. Ecco appunto, chissà che fai la notte. Cosa faccio la notte? Budini. Eri così sincero con me. Zitta. Zitta un attimo. I pompieri. E allora? No, è solo un'ambulanza. Ma che ti succede? Sembri pazzo. Ah, io sembro pazzo? Magari fossi pazzo. Notizie? Ha telefonato la portiera. Allora dica, dica! C'è un incendio a casa sua. Stanno arrivando i pompieri. Un incendio a casa mia? Ma è fantastico, meraviglioso! Dica che sto arrivando. È tornata la piromane. Un incendio? Sì, un incendio a casa mia. E tu sei contento? Molto contento. Non l'hai detto tu che sono pazzo? Vengo con te. No. Preferisco andare da solo. Tu vai a casa. Senta, avverta la Masetti che venga subito a casa mia. Sì, signor Presidente.
Sei tu, Carlo? Oh, buongiorno, caro. Sì, sono qui. Una buona notizia. Mia zia sta molto meglio. Non ha più bisogno di me. È inutile che io rimanga. Torno a casa, sì. Oggi stesso. Ciao. È una cosa grave? No, solo la porta. Abbiamo già fatto. Lei è il padrone di casa? Sì, sono io. Un magistrato, vero? Sì. Permette una parola? Prego. Senta, dottore, è evidente che si tratta, come dire, di incendio doloso. Sì, lo so, lo so. Cioè, voglio dire, sì. È probabile. Probabilmente un attentato, oppure una vendetta. Boh, certo che... Farebbe bene ad avvertire la Digos. Lo farò senz'altro, grazie del consiglio. Di niente, dovere. Ah, senta, posso entrare? Sì, sì, dentro è tutto a posto. Grazie. Arrivederla. Ugo? 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 Lei. Ciao. Ciao. Come stai? Facci vedere. Stai bene? Ma certo sì. Che stai bene. Ma tutto questo tempo dove sei stata? A Luna Park. Luna Park? E poi cosa hai fatto? Sono scappata via. Volevo portarmi nel camion con loro. E come mai sei ritornata qui? Io voglio stare con te. Per questo che mi hai incendiato la casa? Non tornare. Tu non tornavi mai. Ah, mi ridai i fiammiferi, eh? Giusto, non ti servono più. Voglio stare sempre con te. Certo, tu vai a casa. Vieni. Voglio restare con te, Anna. Eccola, Anna. Anna, Anna. Finalmente sei tornata. Tesoro. Niente di grave, vero? Tutto bene. Niente. Ah, meno male. E la porta? Un po' bruciacchiata. Ma... Era in meno. Certo, casa in mia. Casa? No, no, lì va bene. Va bene. Tutto a posto. Lille, amore, vieni qui. Senti, adesso tu però mi racconti per filo e per segno tutto quello che hai fatto. Dove sei andata? Mi hai fatto stare così male. Amore, ma perché sei scappata? Ma tu mi vuoi bene? Io sì. Moltissimo. E perché? Perché sono stata bambina anch'io e so che non è facile. E piangevi molto? Sì, un pochino sì, però adesso che sono grande va molto meglio. Meglio. Lille, amore, apri, ti prego. Amore, Lille, apri, fallo per me. Ti prego. Stai bene? Lille, apri. Dai, Gaetano. Apri. Permesso? Porta, permesso? Avanti, tanto è aperto. Apri, sono Anna. Tesoro, lo sai che ti voglio Lille, bene. Lille, ti prego. Io non ti lascerò mai capricci. Sola. Apri, Lille. Ti prego. Dov'è la mia bambina? Lì. Appena saputo che lei stava arrivando, si è chiusa nel bagno e non vuole più uscire. Non è pas possibile, cosa le avete fatto? Niente, non le abbiamo fatto proprio niente. Solo che appena la sente nominare, perde la testa e succede una tragedia. Ce n'est pas vrai. Appena sentirà la voce della sua mamma, obbedisce. Ah, beh, certo, senz'altro adesso apre. Linley? C'est ta mère, Linley. Non ci voglio, vattene su. C'est ta mère, Linley, ta mère. Ouvre, Linley. Non ci voglio venire con te, vattene via, voglio restare qua. Ah.
Anna. Lei sono tua mamma, Linley, capisci? L'avete ritrovata? Sì, ma come vedi, con la madre non ci vuole proprio andare. Linley, sono la tua mamma, apri questa porta! E adesso che facciamo? Ah, io non lo so. Qui c'è il presidente, sarà lui a decidere. Apri, Linley! Faccia qualcosa, monsieur, mi aiuti! Sì, un attimo, un attimo. Senta, giù c'è il suo collega, lo faccia salire e gli dica di sfondare questa benedetta porta. Tanto una più, una meno. Non c'è bisogno di chiamare il collega, posso farcela da sola, eh? Come? Prego. Permesso? Andate, bene! Oh, ma ti ci avete il vomito! Calmati, calma. Non piangere, aspetta, no, non la lasci, la lasci. Piano, la prego. Non mi toccare, non mi toccare. Facciamola calmare prima. Vieni, che devo fare? Proceda. Sono qui, amore. Sì, non ti lascio. Non ti lascerò mai, te lo prometto. Piano. Avanti, datela a me. Adesso basta, su. Cerchiamo di farlo capire. Non così, non con la morte. Anna! Vede, se io non applicassi la legge, tutto il sistema ne verrebbe sconvolto. Già, il sistema. E noi? Bene, allora è tutto a posto. È tutto così a posto che forse questo è l'ultimo atto che compio come magistrato. Non ho più voglia di farlo, anche perché lo so fare solo così. Non voglio più essere giudice di niente. Voglio poter esternare i miei sentimenti liberamente, come tutti. Benissimo, giustissimo. Ma questo non è il momento di rimetterci. Proprio no. Scusi, ispettrice Laurenzi. La porta accanto. Grazie. Com'è finita? E come doveva finire? La madre l'ha calmata. Ci ha messo un po' troppa energia. Laura, tu mi devi fare un grosso favore. Ma proprio adesso? Sì, subito. Beh, aspetta, va. Mi libero di una persona e sì. Arrivo. Non ti muovere. No, no. Che ora è? L'altra volta, mezzanotte. Ancora mezzanotte? E non dormire, dai! Ma io devo parlare con qualcuno, sennò mi addormento anch'io, no? Oh, scusa, sono un po' nervosa. Sì, lo vedo, me ne sono accorta. Ma che fai, hai intenzione di stare qui tutta la notte? E se fosse? Che poliziotta sei? Tu dovresti essere abituata a fare gli appostamenti. Prima di tutto non sono in servizio. E poi se sono qui è perché sono amica tua, per farti un piacere personale. Comunque non ho ancora capito che ci facciamo qui. Che aspettiamo?
Lo so io che cosa aspettiamo. Sì, io spero solo che quella faccia un passo falso. Come madre, voglio dire. Che faccia qualcosa che dimostri la sua incapacità di educare. Che ne so, qualche cosa che mi dia la possibilità di intervenire di colpo. Ah, ecco. Per esempio che la bambina si metta a strillare. Oppure che cerchi di scappare, oppure... oppure che dia fuoco all'albergo. E arrivano i pompieri. I pompieri. Sempre esagerata. A te sembra così possibile? Ma io conosco lì, lei sai. E guarda che basta un niente. Appena qualcosa non va, da fuoco a tutta casa. Sapessi casa mia come me l'ha ridotta. Saranno andati a dormire. Guarda, è tutto calmo, tutto tranquillo. No, sembra tranquillo. Invece se la finestra è quella che dici tu, è accesa, guarda, da quando siamo arrivate. E invece adesso si è spenta. È tutto calmo, dormono tutti. Ma perché non andiamo a dormire anche noi, eh? 5 minuti. Solo 5 minuti. Aspetta ancora un momento, ancora? Ti prego, Laura. Ti informo, cara, che io domattina prendo servizio alle 7. Zitta, zitta, zitta. Eccola, ecco che esce. La cara signora Cinlai. E lui chi è? Sarà il marito, dice che si è sposata. Beh, che vogliamo fare? Li seguiamo? E come mai non c'è Lille con loro? A quest'ora, di notte. Ma com'è possibile che la lasciano sola in albergo? Si vede che starà dormendo. No, ma non dorme sola. Figurati che in campagna, quando era con me, dormiva abbracciata. Laura, ti prego, andiamo a vedere cosa è successo. Andiamo. Va bene. Buonasera. Buonasera. Mi dia le schede dei due clienti usciti adesso. Quali? Non l'ho visto. Quei due francesi. Ah, sì, ah. Veramente sono appena arrivati. Non li ho ancora registrati. Non cominciamo subito a dire balle, eh? Provi a domandarlo al portiere di giorno. Mi dia la chiave della stanza di quei due che sono usciti. Ma scusi, lei chi è? Fuori la chiave. Sono l'ispettrice del Tribunale dei Minori. Uh-huh. Guardi che qui è tutto a posto, eh? Questo lo vedremo. Anna, ti rendi conto che stiamo facendo una cosa fuori dalla legge? Ma no, non ti preoccupare. Figurati, la parola tribunale si mettono subito paura. Lille! Oh. Te l'avevo detto che dormiva, hai visto? Lille! Lille! Sono Anna! Sveglia! Sveglia! Ma scusa, perché devi svegliarla? Sta dormendo così bene. Ma il fatto che non si sveglia! Lille, amore mio! È normale, ah, non sono profonda a quell'età. Profondo? Oddio. Oh, altro che profondo. Anna, ma cosa fai? Smettila, non possiamo, questa è una perquisizione, non si può fare senza un mandato. Non sei tu che lo fai, lo faccio io. Guarda che se continui così, i guai non li passi tu, li passo io. Ma insomma, si può sapere che cerchi? Ecco che cosa cerco. Sai che cos'è questo? Sì, certo, un sonnifero molto forte. Forte? Questo ammazza un bue, te lo dico io. Ecco come la tengono buona. E non avevo ragione io. E non è un reato questo. E chi ti dice che lo diano alla bambina? Eh? Come fai a provarlo? Magari ti dicono che è della madre. Magari hanno un certificato medico. E se io sono presente mentre glielo danno? Posso testimoniare, no? E come pensi di fare? Ti nascondi sotto il letto? Io sono pronta a fare qualunque cosa per Lille. Ah, sì, questo lo so. Senti, ma non potremmo mettere dei microfoni? L'hai portati? E chi me li dà i microfoni? Ah, ma quando serve qualche cosa non c'avete mai niente. Ma sì, li abbiamo, ma non li danno certo a me. Ma non li potresti? Senti, Ann, noi siamo amiche, ma non ho nessuna intenzione di passare un guaio per fare un piacere a te. Ma io devo salvare Lille. Bell'aiuto mi sono scelta. Ah, sì? Allora, la prossima volta rivolgiti al capo della polizia. O meglio ancora, al tuo caro amico giudice, d'accordo? Anche più su. Qualche goccia di sonnifero. Ammesso poi che si possa provare che gliel'abbiano dato. Difficile configurarlo come reato. Sì, ma è sufficiente per capire in che mani sta.
Ma tra questo e i maltrattamenti troppo ci passa. Sì, ma sicuramente non sono questi i genitori che ci vogliono per Lillè. Sì, va bene, ma lo so anch'io, ma ho le mani legate. Poi lei lo sa benissimo che si tratta di una cittadina straniera. Sì, sì, che però ha già disdetto l'albergo e domani mattina riparte per Parigi. Ho disposto io per il rimpatrio della bambina, perciò non credo ci sia più niente da fare. Però... Però che? Ho detto però. Sì, ha detto però. No, volevo dire, però io non ho alcun motivo per impedirle di continuare ad indagare. Anzi... Anzi, se posso fare qualcosa per lei... Ma certo che può fare qualcosa per me. Sì, andiamo subito. Aspetta, aspetta. Venga, venga. Masetti, si calma. Sì, 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 sì. Facciamo. Tu resta qui. Stai incappando. D'accordo. Dottoressa Massetti? Sì. La stavo aspettando. Mi hanno telefonato dal tribunale. Mi hanno detto di riservarle la stanza 511. È così? Proprio quella. Si accomodi, la compagna. Molto gentile. Nessuno la disturberà. Grazie. Sono sistemata, solo che sento poco, cioè praticamente niente, non sento niente. Tranquilla, non mi muovo. Se l'ho già? Se c'è il gamino sulla vita. Elle est complètement naze, non la trovo niente. Ma n'importe quoi, c'est toi qui lui en a foutu plein la gueule, n'empêche que les autres sont de Paris à 8 heures. Ma tienne, qu'est-ce que je peux y foutre si tu veux venir plutôt merde? Je vais la renier avec une perte basse. Non, 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 n'importe quand, les piles, n'importe quand. Mais qui c'est qui leur a donné l'heure? Mais c'est moi, mais je te préviens, tu ne parles pas comme ça sur les marques, sale folle. S'il te plaît, j'appelle les flics. Arrête. Comment ça s'appelle les flics? Exactement, je vais les appeler. Ah ouais? Non mais ça va pas, salaud. Mais moi je vais la réveiller avec un coup de pion. Petit monde. Andiamo presto, ho finalmente quello che cercavo. Davvero? Mi scusi, ma questa registrazione l'ha fatta lei, vero? Sì, perché è perfetta. Le dispiace se ne risentiamo un altro pezzettino? Sentiamo un altro pezzettino. Perché ha fermato? È perché con questo non ci facciamo niente, mi dispiace. Ma non è possibile, perché io il francese lo capisco benissimo, insomma quasi. E da quello che ho sentito, lì stava succedendo qualcosa di molto grave. Quello che strillava di più era proprio lui. E poi le ha presa a schiaffi tutte e due, madre e figlia. Sì, ma vede, con questo non lo si dimostra, non è un videotape, che almeno avremmo visto gli schiaffi. Non si capisce niente. E la mia testimonianza? Ah, bella testimonianza. Una che guarda nel buco della serratura e fa una registrazione di due che parlano nella camera accanto e poi non risulta nulla qui, perché non si capisce niente. Testimonianza. Ecco, noi risiamo di nuovo nel labirinto della legge. Della quale lei ha un concetto tutto suo particolare. Guardi, io so che i fatti mi danno ragione, lei lo sa benissimo. Ah, santo cielo. Vabbè, facciamo una cosa. Lei mi lascia il nastro, io lo mando subito alla scientifica, e vediamo che con le loro apparecchiature se riescono a capirci qualcosa di più di quello che abbiamo capito noi, e cioè niente. Perché
perché si dà il caso che anch'io parlo il francese. Ma questa è una lingua sconosciuta, ci penserà la scientifica. Certo, intanto quelli se la svignano e chi si è visto si è visto. Ma io l'incastro, giuro che l'incastro. Anna, la prego, senta, io sto facendo l'impossibile per lei e l'inlè. Però stia attenta a quello che fa. Eh già, sta a vedere che in galera ci finisco io. Pronto? Dottoressa. Sì? Volevo avvertirla che sono arrivati due stranieri, un uomo e una donna, che hanno chiesto dei signori della stanza 512. Le interessa? Sì, sì, mi interessa moltissimo, la ringrazio. Laura! Laura! Mi senti? Sì, ti sento, cosa c'è? È arrivata una coppia di stranieri, li hai visti entrare? Sì, li ho visti, dovrebbero essere tedeschi, sono scesi da una macchina con la targa tedesca. Ah, allora prendi la targa. Capito? Ma che ci fai? Tu non ti preoccupare, prendi la targa. Sì, va bene, ora te la prendo. Regardez come carina, è un vero tesoro. Buona, tranquilla, non fa capricci. E anche molto ubbidiente. Ciao, piccolina. Come stai? Ma ha sonno? Normalmente a quest'ora dorme. È svegliata perché venivate voi. Vi saluto, sta bene, vero? Aucun problema, ho i certificati con me, regardez. Prego. Grazie. Ma allora, se tu va bene, possiamo concludere. Voudrons? Alles in ordnung? Ja, ja, mein Liebling. Alles in ordnung. Avevo ragione. Poverina. Ci tiene tantissimo ad avere questa bambina. Noi avevamo una figlia, ma l'abbiamo perduta e non si è più data pace. Ma allora, lei deve essere contento perché la farà ancora felice. Ich weiß, lo so. Ecco, sono $20,000, come d'accordo. Dio mio. Gli altri 20,000 non appena avrò la bambina. Come d'accordo. Quando? Dopodomani a Paris, Hotel Vendôme. Va bene. Posso tenere la bambina per un po'? No, madame, mi dispiace, noi partiamo subito. Ma non si preoccupi, tra due giorni la potrà tenere per sempre. Laura! Laura! Eccomi, che c'è? L'hanno venduta, hai capito? L'hanno venduta per $40,000! Vieni su e arrestali! Hai registrato tutto quanto? Ma che ho registrato? Se non c'ho niente, non c'ho nemmeno il registratore! Che ho registrato! E allora che faccio? Chi vuoi che arresti io? Se ne stanno andando, hai capito? Se la portano via! Sì, ma se se ne vanno non c'è nemmeno la flagranza! Thank you.
Pronto? Sono Anna Masetti, passami il giudice Morosini, urgente. Ma come non c'è? Ma dove è andato? Ma come fai a non sapere dove è andato? Io ho bisogno di parlare. Sì, vabbè, vabbè, scusa, sì. Vabbè, vabbè, ciao, ciao. Adesso il suo sopra, fa bravo. Lillì, che ti fa? Vieni sì. No! Pronto? Sono l'assistente del giudice Morosini. Vorrei parlare con l'ispettrice Laurenti, che è urgente. Ma come non c'è? Ma dove vanno tutti? Ma no, non ce l'ho con lei. Tu, che se io ho bisogno di parlare con... Va bene, va bene. No, no, scusi, no, non importa, grazie. Oh, mamma. E li ho fermati, ma loro dicono che hanno trattato solo una partita di calzature. Porca miseria, ma cosa facciamo adesso? Perché dobbiamo prendere questa fregatura? E il giudice Borsini dov'è? È davanti, nell'altra volante. Si è mosso lui personalmente, gli avrà dato di volta il cervello. Fornitura di calzature. Sì, me l'ha già detto. Ha versato $20,000 per delle scarpe. Commissario, i passaporti sono a posto. Grazie. Prego. Le accuse di questa donna sono bugie. Certo, sono bugie. Io voglio con me la mia bambina. Io voglio telefonare alla mia ambasciata, è un mio diritto. Perché mi impedisce di telefonare? Senza gridare, Mi ridia mia figlia. Dica. Da quei due di là non si cava nulla. Sono a posto. Hanno addirittura l'ordinativo scritto per le calzature e la fattura. Non posso trattenerli oltre. Ancora un momento. Sicché lei, signora Liu Qinlai, insiste nel negare di aver preso $20,000 per vendere sua figlia ai signori Ackerman. Lo nego, io non ho venduto niente. Io ho venduto, monsieur. Solo shoes, però, scarpe. Io sono commerciante. Allora tutto quello che ha riferito la dottoressa Masetti, secondo voi, se l'è inventato. Non è vero niente di tutto quello che ha detto. Ma oui, sì, è così, monsieur. Lei non c'era quando noi abbiamo parlato con gli Ackerman. Io non l'ho vista. Già, noi facciamo un'indagine e ci facciamo anche vedere, secondo lei. Stia zitto, per cortesia. Piuttosto, spiegatemi una cosa. Perché si sarebbe inventato tutto la dottoressa? Perché vuole togliermi la bambina. A moi, sa mère. Senta lei. Lei a questi signori può raccontare qualunque cosa, ma a me no. A me no, perché io l'ho sentita con queste orecchie pattuire $20,000 oggi e $20,000 dopodomani a Parigi.
L'ho sentita quando garantiva che la bambina era sana e stava in buona salute, come si trattasse di una merce. E questa è una cosa indegna. Nessuna madre farebbe una cosa del genere. Come ha potuto? Io non lo so. Lei non è una madre. È una criminale. No, lei mi sta a sentire, perché io non ho ancora finito. Sì, lei può salvarsi con la legge. Può prendere la bambina e andarsela a vendere dove gli pare, in Brasile, a Parigi, dovunque. Lei può frodare la legge, ma la sua coscienza non la potrà mai salvare. Perché quella bambina si porterà dietro per tutta la vita il male che lei le ha fatto. Perché queste cose bucano il cuore. E adesso se ne vada, perché non lo voglio più vedere. Se ne vada pure al diavolo, via, via, se ne vada. Masetti, Masetti, la prego, si calmi. Allora, vogliamo finalmente deciderci a confessare, signora Chien Chin Lai? Liu, monsieur, no Chien, il suo nome è Liu. Lei stia zitto e non se lo faccia più ripetere. Liu Chin Lai è morta 6 mesi fa. Me lo hanno appena comunicato da Parigi. E lei ha approfittato della grande somiglianza che ha sempre avuto con sua sorella, la vera mamma della bambina, per prendere il suo posto. Per questo i documenti sono tutti autentici. Solo che ci troviamo di fronte a una sostituzione di persona. E tutto per vendere una bambina. Je ne voulais pas, monsieur le juge, je ne voulais pas, je vous jure. C'est lui qui m'a forcé à tout dans cette histoire, je n'y suis pour rien. Ne dis rien, idiote. Ne dis rien. Si, sieda. C'est ta faute. E lei mi tolga per cortesia le mani di dosso. Non ti devi andare, no. Non ci devi più andare, amore, è finita. Non devi avere più paura di niente, di nessuno. Mai più, mai più. In fondo, se lei non avesse fatto quella registrazione, non ne saremmo mai venuti a capo. Ma se non si capiva niente. Eh no, invece... Perché vede, riascoltando bene il nastro, ho notato che il marito la chiamava Chen e non Liu. E allora ho chiesto informazioni alla nostra ambasciata a Parigi. Meno male che è arrivato in tempo il fonogramma. Ma allora quando lei li ha fermati all'aeroporto ancora non lo sapeva? No, perché contrariamente alle mie abitudini mi sono buttato. Insomma, lei si è fidato di me. Per una volta ho seguito l'istinto invece del ragionamento, come lei. Forse è vero, sì, ogni tanto nella vita bisogna avere il coraggio di rischiare. Beh, adesso che lo sa, continua a farlo. Sì, ma avrei bisogno di un po' di assistenza. Assistenza? È il mio mestiere. Hai visto? Vieni a suonare il pianoforte. Yeah.